Nell'aula magna dell'Istituto Righi di Taranto, all'interno delle celebrazioni per i 60 anni dalla nascita dello stesso istituto, non una banale rimpatriata tra vecchi compagni di scuola, ma un appuntamento pieno di significati da parte degli allievi degli anni 59-65 diplomati nell'istituzione scolastica tecnica di Taranto. Un messaggio viene lanciato in apertura dell'incontro da parte della dottoressa Viole De Marco, preside dell'Istituto Augusto Righi. Sono la nostra memoria, ma anche un motivo di riflessione sul futuro e su quello che questa scuola ha costruito in tanti anni sul territorio e sull'impatto che può avere rispetto anche alle generazioni che attualmente frequentano la scuola. Generazioni complesse in un territorio non facile e che però hanno la possibilità di sviluppare quelle competenze che servono tantissimo nel mondo del lavoro di oggi e che è l'istruzione tecnica, che è, diciamo, il nucleo centrale dell'offerta formativa della scuola, anche se i Righi in questi anni ha portato avanti ed è sicuramente uno dei punti di riferimento del territorio rispetto all'offerta formativa del liceo, in particolare del liceo sportivo e del liceo di scienze applicate. Come detto, non si tratta di un'operazione nostalgica, ma solo il modo per affermare i valori fondanti del vivere comune che non sono cambiati. Questa una testimonianza. È un sapore di gioventù, un sapore di riprendere gli amici e i colleghi, che adesso sono colleghi, qui con noi con grande soddisfazione. Ritornare dopo 60 anni e vedere come si è ingrandito l'istituto e vedere i laboratori è una cosa meravigliosa. Quindi l'arte e la tecnica che si sviluppa in noi negli anni 60 e che continua adesso attualmente con i grossi laboratori.